favorire la transizione sostenibile delle imprese. Al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, la BCC Ravennate, Forlivese e Imolese ha organizzato il primo incontro di un percorso che riguarderà i territori coperti dall'Istituto di Credito, dedicato al miglioramento della governance ambientale, sociale e aziendale delle imprese. Si tratta di un progetto con diverse finalità: la sensibilizzazione, i consigli, la consulenza, l'accompagnamento. Diciamo che abbiamo visto sempre più una sensibilità verso investimenti anche green, forse ha dato una spinta notevole e importante la crisi energetica che abbiamo appena vissuto e che, se vogliamo, stiamo ancora vivendo, e che hanno reso, diciamo, più interessanti certi tipi di investimenti, soprattutto nelle energie rinnovabili. Però quello che vogliamo fare questa sera e nel percorso che andiamo a avviare questa sera è anche tenere un occhio su tutte e tre le lettere dei criteri ESG. Quindi assolutamente importante l'ambiente, ma altrettanto importante adeguare anche la componente S e G di un'impresa. Quindi come si sta dentro un territorio, dentro una società, e come adeguare la governance. Il livello di attenzione dei vostri associati verso la transizione qual è? Oggi è chiaro che il livello è di curiosità, di interesse, e probabilmente è frutto di una cultura che sta progredendo, che sta avanzando di giorno in giorno, perché non neghiamocelo, la sostenibilità, che sono anni di cui ormai se ne parla, è partito un po' quasi come una moda, poi ci stiamo rendendo conto che sta diventando una necessità, e quindi da quello che era un interesse iniziale, una curiosità iniziale, oggi le persone si stanno avvicinando con tanta attenzione e quindi anche con la voglia di cambiare. Parliamo di argomenti oggi che, se non toccheranno tutte le imprese, toccheranno quasi la stragrande maggioranza delle realtà produttive del territorio. BCC comunque è sempre al fianco delle piccole e medie imprese, e oggi proprio abbiamo un percorso, possiamo anche chiamarlo formativo, che spiega alle piccole e medie imprese l'importanza della sostenibilità e i vantaggi che può dare essere un'impresa sostenibile, soprattutto in considerazione del fatto che questo sarà un tema che nel futuro ci riguarderà sempre da più da vicino, anche per quello che riguarda ottenere delle condizioni proprio dal punto di vista del credito che siano vantaggiose e migliorative, e le piccole imprese devono sapere che saranno proprio valutate in base al livello di sostenibilità, detta tra virgolette ESG, che le imprese hanno. Quali sono i sostegni che un istituto di credito può dare a un'impresa che vuole investire in questo campo? Il sistema bancario ha un ruolo importante nel contesto della trasformazione sostenibile, in quanto il legislatore ci attribuisce il ruolo di preferire, sempre di più preferire, nell'indirizzare le risorse finanziarie quelle imprese o quei privati che decidono di utilizzarle per scopi attinenti alla trasformazione sostenibile. Le banche di credito cooperativo hanno un ruolo e una responsabilità in più, avendo un collegamento molto forte con il territorio e quindi soprattutto con le micro e piccole imprese che agiscono nel territorio di riferimento. Il ruolo del sistema bancario è quindi fornire finanziamenti orientati alla transizione sostenibile, ma anche accompagnare, per esempio attraverso azioni di consapevolezza e servizi accessori, le imprese ad indirizzare i propri investimenti verso la trasformazione sostenibile. Quali sono i tipi di consigli che si possono dare ad un'azienda che vuole investire su queste tematiche? Evitare prima di tutto quello che viene chiamato il greenwashing, cioè raccontare senza fare. Questo è rischiosissimo e prima o poi viene catturato dal mercato. Per cui fare anche poco, ma in modo preciso, che vuol dire far seguire alle dichiarazioni delle azioni concrete e azioni che devono essere misurate, con degli obiettivi molto precisi da rendere pubblici. C'è un tema di disclosure. Quindi questo è il primo passo. Ciò detto, è importante che le aziende lavorino su tre step. Il primo step, provare a fare le stesse cose meglio, quindi di fatto efficientare i processi produttivi, parlo ad esempio del manifatturiero. Secondo step, provare a ragionare su nuovi prodotti o nuovi servizi offerti che considerino un minor utilizzo di risorse o un impatto sui sistemi socio-economici di riferimento maggiore, ad esempio le comunità territoriali nelle quali le imprese operano. Un terzo step è quello di fare le cose insieme, per cui non considerare più l'impresa stessa, ma l'intera catena del valore dell'impresa, portarsi dietro i fornitori e capire come i propri prodotti possono ancora generare un impatto positivo su comunità e territori di appartenenza.